Oh, ciocizio siti, Chat, è il momento di introdurre un ospite qua in live con noi. L'ospite di oggi, ragazzi, alcuni di voi se la ricorderanno per quella che ha scopato con i cinghiali. Ragazzi, date il benvenuto sul canale fisicamente dal vivo a Michela. Ciao Michi! Grazie per essere qua. Sono stata obbligata. In realtà, raga, è nata molto strana questa collaborazione. L'altro giorno metto la storia dicendo che Michela mi risponde alla storia. Io non faccio neanche in tempo a risponderle che mi chiama. Lei era con un suo amico che è un mio fan. E ha detto, chiamiamo Joe. E mi hanno chiamato. Mi hanno chiamato e mi dice, martedì mattina Michela c'ha un esame di ammissione alla NABA. E quindi sta a Milano. Ti va se facciamo qualcosa, se sei libero, eccetera. Ho detto, se vuoi facciamo live la sera. E poi mi fa, ma tu non è che c'hai una camera dove dormire? Ho detto, sì. Ho una camera dove dormire. E quindi rimane qua a dormire. Però la domanda che mi sorge spontanea, Michela, tu mi hai chiesto di venire qua a dormire e fare la live soltanto per avere un posto letto vicino alla NABA? No, non sapevo che abitava qui. Si è presa la cena, ha mangiato, si è fatta le sue robe, tutte le sue. E domani mattina si sveglia e se ne va. Non un è hotel. Tu di che anno sei? 2005, ragazzi. 2005, quest'anno diplomata. Mamma. Com'è andata la maturità? L'orale, raga, mi sono panicata duro. Mi è uscito un documento, ma proprio schifoso, che peggio di quello non c'era. Entro, ho detto, dai, vabbè, non c'ho ansia, andava bene a tutti, va benissimo così. Ho ripassato tutto inglese, che era la materia che c'avevo più alta, tranne un argomento, raga. Un argomento. Dico, voi mettete tra tutti, mi chiede quello. No. Ma ha chiesto quello. Sapete cos'era quel documento? Digging. Vabbè, una cagata digging. Sapevi digging? Sì, una cagata, che è facilissimo. Di chi è il digging? È un irlandese. E fino a lì, te l'ho detto prima io. Nel cellulare, cioè. La mia maturità è andata molto bene. A differenza tua, non era ho studiato tutto tranne un argomento. Ok. Ho studiato un argomento tranne tutto il resto. Io avevo studiato la crisi del 29. Ok. Manco c'era sul programma nostro. Va bene così. Vabbè. E da lì mi ero collegato a tutte quante le materie. Mm. E ho detto, indipendentemente da cosa mi esce a me come foglio, roba, eccetera, mi collegherò alla crisi del 29. Okay. Guardo l'elaborato, il foglio, quello che c'era, e c'era scritto crisi del 29. Semplicissimo, cioè ogni volta che faccio venire un ospite qua a casa faccio sempre due domande. Prima domanda, com'è casa Giorgezio? Per essere casa di un maschio è tenuta molto bene. Sì, cucina pure bene. Chat, Giorgezio oggi ha cucinato un piatto. Ho cucinato la matriciana, una roba. Io sono molto attento ai bisogni dell'altra persona. Cioè tipo subito ti ho detto qualche intolleranza, il peperoncino, questo. Le intolleranze non me le hai chiesto. Vabbè, mi hai detto il formaggio, ho detto bene. No, ho detto mi fa schifo. Hai intolleranze? No. Vedi. Adesso. Allora, una mi ha chiesto se sono la bambina cinese degli sticker. No, però devo uscirlo sto sticker. Sono in conto. Smash, minchia. Si è visto o non si è visto quello di Michela, ragazzi? Ah, sai, secondo te come ti ho salvato? Michela, cinghiali. Che ne so io. Così? Ah, sì, sì. Michela con la bandiera della Cina di fianco. Tu che rapporto c'hai con la Cina? Nulla. Cioè, perché tu sei nata in Italia, nel paese di Wally. E i tuoi da quant'è che stanno in Italia? 2003. E gliel'hai mai chiesto i tuoi come mai l'Italia? Non è l'Italia, è come mai il mio paesino. Sì, esatto. È veramente sperduto. Quando c'erano gli amici. Chi cazzo sono sti amici? Cioè, gente che è andata in Cina. Non lo so. È già tanto che so perché i miei sono finiti qua. Gio, ma quanto sei alto? 1,62. Vogliamo metterci in piedi, vediamo chi è più alto. Chat, ma sbaglio, sono più alto. Un'altra domanda che io faccio sempre a tutte quante le ragazze con cui collaboro. Che numero c'hai di piede? No. Uno dei miei altri brand è un'azienda di scarpe. Io faccio anche scarpe che le vendo, eccetera. Da quando? Da un po' di mesi. Volevo mandarti un paio di scarpe. Non volevo dirtelo prima perché era un segreto e volevo farti questa sorpresa in live. Tu che numero hai di scarpe? Che ti devo regalare un paio di scarpe? 36,5. È una trappola. C'hai ragione. C'è qualcuno di voi che non ha idea di come ci siamo conosciuti io e Michela? È una bellissima storia, secondo me. Avevo 16 anni. Allora, 2022, Worry mi dice: bro, voglio organizzarti una live. Ho questa ragazza che secondo me è i tuoi canoni di estetica perfetta e ti farei fare un appuntamento al buio in live. Quindi io ho fatto questo appuntamento con lei, che la vedevo ovviamente. Tutto quanto organizzato da Worry. Però domanda che faccio sempre a tutte quante le ragazze ospiti che sono in live da me: se qualcuno ti dovesse chiedere, Joy ci ha mai provato con te, tu cosa risponderesti? Perché a volte pensano che sono un mostro, che ci provo con non ogni è vero, raga, è tipo un papone, tipo. No, no, è un cucciolotto, è un papà. Un papà. È tanto carino e gentile con tutti. Ok, niente. Così ok. Oh, io parlo come Magno, Dio. Cioè. Fratellone, tipo fratellone. Cioè. No, non gli va bene. No, ci sta, ci sta, ci sta. Non gli va bene nulla. Altra domanda molto importante: l'amore.
Quanto è importante nella tua vita? Tu sei eterosessuale, bisessuale? Etero. Normale. Normale. No, 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 no. Bello che io l'ho detto, mi mando e lei. Normale. Sia il dare amore, sia il ricevere amore. Io non ce la farei nella vita senza... No, dico, io tipo se mi vedo da qui fino a 100 anni da sola come un cane, raga, mi attacco su. Ragazzo ideale per Michela. Allora, intanto escludiamo i Maranza. Via i malesseri. Via. Mi piacciono quelli carini e amorosi. Io lo sono carino amorevole. Sì, ma non mi piaci tu. Che male. Troppo grande. Quindi età? Età 5 anni. Cioè sarebbe ideale tra la mia età e 5 anni più grande. Poi se mi innamoro di uno 8 anni più grande, buono. 7 anni più grande? Sì, lo so che sei 7 anni più grande. No, chiedo, chiedo. Il resto dell'estetica che cosa? Non ho un prototipo di estetica, ma tutti i miei ex e tutte le mie frequentazioni sono tutte uguali. Pompato. Carino. Alto. Di faccia, baby face. Alto? No, no. Cioè, il mio più basso ne arrivava al 70. A me basta se c'ha faccino carino, in realtà non importa se è pompato o no. E io c'ho il faccino carino. Molto, bellissimo. Siamo ancora in gara. Pari uno di quelli che becchi fuori dall'ipercop. Ah, quelli che ti chiedono i soldi. È vero. Ma come? Sì. Se mi vedessi in giro per strada, cosa faresti? Ti do un euro. Sto scherzando. Vabbè, è un euro in più, chat. Chat, ma sono così tanto un mostro. Quante volte devi vedere il tuo fidanzato alla settimana? A me basta la presenza. Non so, è brutto da dire che basta la bella presenza. Idealmente se arriva nel mio stesso paesino, 2-3 volte a settimana. Ok, 2-3 volte a settimana è giusto anche secondo me. Metti caso un bambino con i miei geni e i tuoi. Come uscirebbe se... A parte basso. Un mostro. No. Te sei un mostro. Come dovrebbe uscire? Grazie T09. Non hai pensato onestamente di andare all'estero a studiare? No, perché già sto troppo incasinata. Sapete Pirandello? Anche la questione della polide. Della polide. Cos'è? L'uomo senza origine. Non aveva origini. Ah, ma quello del Poli Quiz Show. Cosa? Ah, polide. Spalletto. Sì sì, ok. Quello del Quiz Show. Della pill. Mi sa che stiamo intendendo cose diverse. Un uomo senza una terra d'origine che non capisce effettivamente a cosa appartiene. Io già mi sento così, perché non so né cinese né italiana. Mi fa schifo andare in un altro posto ancora e mi schiaccio giù un'altra po' di roba, non mi va. Quindi tu non ti senti né cinese né italiana? Eh no. Tu lo sai il cinese? È male. Io so una parola, non so se cinese o giapponese, chat. Era tipo bocca ciango, ci, una roba del genere. Non è che voglio sentirmi parte di qualcosa, è che da piccola mi pesava molto. Ti prendevano per il culo da piccola? Ma la madonna, raga. Cioè, se mi vedono da piccola capiscono. No, no, veramente, ma li giustifico. No, ma sì, ma sì. In che senso ti prendevano in giro? Cioè, ma ti escludevano dalle robe? No, ti... no, no, c'era quei pochi cani bastardi che mi dovevano insultare perché ero brutta, eccetera. Puntualmente, quando sono cresciuta, sono diventata leggermente caruccia. E sono trovati tutti bastardi. Se invece ti pulizzavano. No, zero. No, allora, a me da piccolo mi scambiavano per nero. Eh sì, perché da piccolino io sembravo effettivamente abbastanza nero. Sembravo un marocchino, algerino, eccetera. Non che c'è niente di male, però io andavo nella scuola con tutti quanti bianchi, ariani, letteralmente. Erano tutti monzesi doc. E non tanto i miei compagni di classe, ma i genitori dei miei compagni di classe mi vedono come il cioccolatino di turno. E ho questo io da piccolino. Una scimmia, letteralmente. Solo che in realtà io, come mi vedi adesso, dolce, gentile, simpatico, amorevole, fantastico, bello, intelligente. Sì, dai. Lo ero anche da bambino, quindi, cioè, okay, mi comportavo bene con tutti quanti i miei amichetti. Anche modesto. Anche modesto, sì, sì. E quindi avevo un sacco di amici da piccolino. Tu hai iniziato sui social quando? A casa, in terzo superiore. Quell'anno che ti ho conosciuto. Postavo video a casa. Cioè, nel senso, una volta avevo postato un video con un ex ed era andato. Dove era andato? È andato via. Nei fette. No, da lì ho detto, dai, facciamo ogni tanto qualche video. Tipo, dopo qualche mese ho provato a fare qualche video, tipo con quell'altro a nuoto in piscina. Raga, 30.000 subito, account buttato giù perché ero minorenne. Mi segnalavano ogni video per nudità su minori, sfruttamento di minori, quindi account buttato giù subito. Il mio Telegram, raga. L'hai rifatto poi? L'ho rifatto post quarantena, quando ho finalmente preso un iPhone. Perché prima c'avevo un Oppo R9, non mi ricordo cosa, Plus. E con quello, storia molto divertente, mia madre si incazza, mi tira il telefono al muro, si rompono tutte ed entrambe le fotocamere. Io a 14 anni ero fregna, sarei diventata più conosciuta. Vediamo, vediamo se c'è qualche foto a 14 anni. 14 anni. È bellina. Raga, Kokeshi. Grazie a lui ho fatto una live con Kokeshi. Raga, ma Kokeshi io la amavo da piccola. Era il mio amore più grande della vita. Cioè, io volevo essere come lei nella vita. Anche Kokeshi è veramente una brava persona. Te le chiedono le foto dei piedini di M? Sì. E? Niente, raga, qualche volta per il meme l'ho fatto. Quanto ti sei fatta pagare? 40 euro. 45 in realtà, scrivevo dalla chat. Dai, io che ne so, raga, simpatia. Ti pesa la tua altezza? Per tutta la mia vita no, non mi è mai pesata. Adesso inizio un po' a pesarmi. Perché? Più che altro perché sta diventando forse troppo meme. Cioè, mi stanno prendendo per il culo veramente tantissime raga, persone. Raga, non bullizzatelo. Oh, sti cazzi. È il primero che se muova è gay. Baby, you got
Si è mossa. Sono lesbica. Stavo per uscire con una donna. E? Non sono uscita. Stavo, infatti. Molto carina, sempre delle marche. E perché alla fine hai detto di no? Ma perché non mi ci vedo con una donna? Però, cioè, nel senso, di estetica, raga, mi attrae, perché le donne sono oggettivamente. Donne sono più belle. Esatto. Ma oggettivamente, per me, il cazzo è più bello della figa. Proprio sì, come anatomia. Sì, concordo. La conosci Billy Bella? Sì. Ti piace? Insomma, è cringe come non mai. C'è qualcuno che ti piace? Alcune hanno l'umorismo un po' brutto, però secondo me alcune fanno ridere. Bestemmia in chat. Billy? Sì, è una sfigata. Sai che lei è razzista contro le persone asiatiche? Billy, è vero. Lei dice non è vero. Chat, vero o no che Billy Bella una volta lei donna aveva fatto una battuta su una persona asiatica cattivissima che ho dovuto dire... Secondo me... Guarda i miei. E in più, non ci hai mai fatto caso, ma io non ho mai fatto una live con Billy Bella e Worry, perché Billy Bella mi rompe il cazzo sui marchigiani. Billy! E anche lei è marchigiana. Billy! Comunque posso dire che una lesbicata me la farei volentieri. Ma che cazzo scrivi, puttana? Ma che cazzo scrivi? Anch'io, Bill. Poi mi sta simpatica, perché è una ragazza bru anche lei. No, non è una ragazza bru, è una ragazza blu. Vedi, già che scrive Let's Go. Miki. Oi. Secondo te, andare a letto con le fan è una roba giusta o sbagliata? Sbagliatissima. Perché? Allora, innanzitutto, una donna non è un oggetto, ok? No, è una premessa. Non premessa completa, così. Innanzitutto, il fascismo è sbagliato. Uscire sì. Bombard, non lo so. Può essere che l'altra persona è ammaliato non da effettivamente quella da te, ma dall'aura che è intorno. La mia aura è positiva anche. Una volta che usciamo, mi scoprono. Se gli piace, effettivamente sono liberi di andarci, certo, a letto, certo, meno. Quello ok. Però, che ne so, i maschi, penso tanti mi si vorrebbero scopare. Solamente per poterlo dire. Tanti ragazzi però vorrebbero scopare con Joe per dire mi sono scopata Joe. Però se uno dice così è come se si oggettivizza, è quello che c'è, cioè, esatto, e infatti appunto... Io mi sono sentito oggettificato per sta roba. Scopro. Capito. Io ci rimango male perché anch'io sono una persona con tanto amore da dare. Quando scopro che una ragazza viene a letto con me solo perché sono Joy per dirlo agli amici, io ci rimango male. Esatto. Uno che aveva provato a fare una roba del genere è Billy Bella. No. Che ci aveva provato con me, io ho detto no. Sono mosso. Ma quindi se scopate fra di voi, chi è l'oggetto? Se nessuno dei due si vuole trombare là, cioè. Esatto. È una domanda stupida. Lo vedi lo stream deck? Sì. Schiaccia il tasto in basso a destra. È una buona altezza, 1,62 m. Joy, vuoi che sono sincera? Non ti offendi? No. Io non starei con un ragazzo sotto al 1,65 m. Schiaccia il tasto in basso a destra. Abbonatevi a 300 sub. Esco le te... No, non lo fate. Siamo a 300. Usciamo in... Mod sistemato immediatamente. Se Joe fosse 1,70 m, ci faresti un pensierino? Allora, schiaccia il terzo, seconda colonna. Messi parte lo stesso! Potrei aver sbagliato tasto, mi sa, chat. Però date per scontato che io volessi... Sì, infatti. ...star con lei. Quanto ti ucciderebbero dei bei piedi di una ragazza da 1 a 10? Tuoi sono belli? Non lo so. Cioè, dovrei capire. Cioè, dovrei vedere, effettivamente. Non lo so. Mai capitato che una ragazza così qua mi facesse vedere i piedi. Cioè, dipende poi se mi è cito meno. Mi è mancato tanto così, ragazzi. Tanto così, ragazzi. Si stava togliendo le calze. Vabbè. Vuoi raccontare un tuo fetish? Allora, perché non so come trombano effettivamente le altre ragazze. C'è un po' di dead issues, ma penso ce l'hanno tutte. Beh, capito? Cioè... Ecco, ti faccio una domanda. Metti caso che c'è questo ragazzo che ti piace e finite a fare l'amore per la prima volta. Mentre fate l'amore, questo ragazzo ti dice: posso leccarti i piedi? Cosa gli rispondi? Guarda, scherzaci, ma ce n'ho uno che un paio di volte veramente i piedi me l'ha leccati. Ti dava fastidio? No, cioè, era veramente un sacco chill con questo ragazzo, cioè proprio intimità a livello 100. Domandona, il tuo ragazzo si è fidanzata, lo ami, eccetera, bla bla. Scopri che in serata ha pippato cocaina. Una volta sola vabbè, buona. Gli faccio un cazziatone così. Pippo tutti sabato sera, lo lasci? Sì. Ok, posso smettere io per te? Non è vero, chat, non smetto proprio. Possiamo sdoganare una roba? Non è obbligatorio fumarsi le canne o fumarsi le sigarette, zio caro. Se ti fai un tiro una volta ogni tanto, ok. Se tu 2024 ti fumi i cazzo di spinelli ogni giorno e da solo, è cringe, zio caro. Cringe. Già. Qual è la tua serata perfetta? Prendere la macchina e decidere quando andare via. Ho sbloccato sto livello da poco, ok. Io a 16 anni mi sfasciavo sempre ogni volta andavo a fare serata. Adesso ho sbloccato il livello del... Non c'ho voglia di ubriacarmi, perché alla fine agosto, raga, già so che lì starò collassata, quindi non c'ho voglia di distruggermi durante l'estate. Se prendo la macchina e non è troppo lontano, quindi tipo mezz'oretta di macchina, prendo io la macchina, li porto io, così quando mi rompo i coglioni torno a casa e sono obbligati a tornare. Invece se mi diverto e loro si sono rotti i coglioni, non mi importa, rimango, perché tanto ce l'ho io la macchina. Aspetta di raggiungere il livello dove potrei bere e guidare. L'ho fatto una volta.
Vabbè, tanto se passo in super, capito, tutta super, poi 10 minuti. Eri semplicemente tipo un bicchiere di vino che eri un... cioè, oltre solo perché non eri zero, o eri ubriaca? No, mi era passata. No, raga, da ubriaca non guido. Da ubriachi non si guida, ragazzi, importantissima questa cosa. Allora, Michela, io onestamente ti saluterei, che mi hai un po' rotto il cazzo. Vabbè. Com'è andata la live di stasera? Sei divertita? Sì, molto tranquilla, cioè è passato molto velocemente il tempo. Allora, la ringraziamo per l'ospitata. Ciao ragazzi. Buonanotte.